È il sistema a farci ammalare. Come ben sapete, il terribile momento che stiamo attraversando sta causando un numero estremamente elevato di vittime. Negli ultimi giorni abbiamo tranquillamente superato il tetto dei 700 decessi giornalieri e per questo le terapie intensive sono ormai sature. Moltissimi sono convinti che sia il virus ad uccidere le persone. Tuttavia non è così. Il vero colpevole di tutto questo è il nostro sistema e in questo articolo andremo a comprendere per quale motivo chi si è da tempo distaccato dalla società ha molte più probabilità di salvarsi. Sappiamo che per via del virus muoiono quasi esclusivamente persone che sono già affette da gravissime patologie. Si dice infatti che si muore con questo virus e non per questo virus. La differenza è fondamentale, non un gioco di parole come molti vogliono far credere, perché il virus non fa altro che aggravare le condizioni di chi è già in scarsa salute. Laddove trova un sistema immunitario debole, miete vittime, mentre chi è giovane e forte, nella stragrande maggioranza dei casi, non si accorge nemmeno di essere stato contagiato. Ecco quindi che quasi tutti i morti non sono altro che persone con già comprovate gravi patologie, il che ci pone di fronte ad una domanda piuttosto imbarazzante. Ma davvero in Italia ci sono così tante persone che versano in condizioni di salute così precarie? La risposta naturalmente è sì. Vi è un numero elevatissimo di persone la cui salute è gravemente compromessa da tempo. E questo dato sarebbe anche già in possesso del sistema sanitario nazionale, che sa benissimo il numero di immunodepressi. Visto che questo virus contagerà prima o poi quasi tutti, dicono gli esperti che 2 persone su 3 lo prenderanno, sarebbe già possibile fare una stima abbastanza accurata dell'ecatombe che ci attende. Naturalmente il governo si tiene ben lontano dal dirlo, anche perché diffondere certi numeri scatenerebbe il panico. Il vero motivo per cui morirà un numero enorme di persone, quindi, è da ricercarsi nel fatto che dal punto di vista della salute moltissimi di noi stanno messi piuttosto male. L'Istituto Superiore della Sanità ha recentemente rilasciato uno studio su 1.016 pazienti deceduti e positivi al virus che mostra come muore chi sostanzialmente ha il diabete, il cancro, l'ipertensione, ictus e varie malattie cardiovascolari. Tutte queste patologie rappresentano i mali moderni, derivanti principalmente da vita sregolata, alimentazione errata, assenza di attività sportiva, fumo, alcol, inquinamento e stress. La maggior parte delle persone, per il semplice fatto di far parte della società moderna, conduce stili di vita i cui cardini sono esattamente questi. Fintanto che siamo giovani, il nostro corpo regge, poi in età avanzata ecco che ci ammaliamo. Una volta ammalati, basta un virus relativamente aggressivo per farci fuori. Dunque, il vero colpevole di tutti questi decessi non è il virus che si sta oggi diffondendo nel mondo, ma la società in cui viviamo, che ci costringe a vivere in maniera malsana, indebolendo il nostro sistema immunitario e condannandoci. Negli Stati Uniti, dove questo modo di vivere e le annesse patologie è considerato la normalità, si prevede una strage senza precedenti. Da tutta questa vicenda, non impariamo ancora una volta sempre la stessa lezione. Il modo considerato normale di vivere non è l'unico modo possibile e nemmeno il migliore. Oggi questo virus ci riporta tutti con i piedi per terra e ci fa comprendere che i valori di una vita semplice, sana, a contatto e nel rispetto della natura, è l'unica cosa che ci può salvare. Spero veramente che questa volta molti impareranno la lezione, perché questo non sarà l'unico evento catastrofico che dovremo affrontare nei prossimi anni.